però sì. Tanto vai. Ma non dobbiamo presentarci, tipo. Ah, ok. No. Ah, siamo i Cabrera. Siamo i Cabrera, tipo. Va bene. Bom, 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 bom. Vai. Va bene. Una buona partenza. Siamo i Cabrera. Zitti, vai. Il nostro primo bisic. Dai, per favore, ragazzi. Ragazzi, fotte la batteria. Il nostro primo EP si chiama Nessun Rimorso, intanto perché è una frase tratta dall'ultimo pezzo del disco, che è Come i nostri padri, e poi anche perché va a rappresentare un po' un nostro stato d'animo quando siamo passati da un genere un po' più commerciale a quest'altro, che era un po', come dire, un rischio, però, cioè, Nessun Rimorso, siamo contenti. L'immagine della copertina è nata in modo casuale, ma non troppo, nel senso che stava per uscire il CD, non sapevamo ancora quale potesse essere la copertina, ne stavamo parlando con i nostri amici una sera che eravamo tutti insieme, e un nostro amico, una volta che avevamo detto come si chiamavano i brani, quindi c'era la differenza tra una foca e una sirena, lasciate che i cervi mangino i resti, disse, vabbè, disegnate due cervi che mangiano una sirena. Cioè, a un certo punto, all'inizio l'abbiamo guardato malissimo, però pensandoci bene, in realtà era una figata. Infatti, per me è una copertina molto bella che ha realizzato una nostra amica, Maria Melotti. E anche il nostro amico si chiama Mattia Braglia, lo salutiamo, grazie di averci dato l'ispirazione. E alla fine, pensandoci bene, è una bella copertina anche perché prendendo Lasciate che i cervi mangino i resti, la differenza fra una foca e una sirena, che sono stati i primi due brani che abbiamo scritto in questo genere, rappresentano proprio l'inizio del nostro percorso in questo nuovo mondo del post rock emo. Le tematiche affrontate nei testi, dunque, potrebbe essere l'amore carnale, può essere l'amore verso un parente tipo fantasmi nel frigorifero, parla dell'abbandono e magari non si vince dal testo, perché ognuno comunque vede ciò che vuole vedere quando il testo è molto breve ed è una cosa molto bella. Quindi alla fine, cioè io personalmente ci vedo l'affetto nei testi, ma ognuno potrebbe trovare il suo significato. No, comunque alla fine è bello che tutti possano cantare in coro queste brevi frasi che però rappresentano tanto per ciascuno di noi e speriamo per ciascuno che l'ascolta. Raffaele Marchetti ha influito molto sul disco, sul prodotto finale, perché soprattutto per quanto riguarda la voce, che aveva uno stile completamente diverso, che lui chiamava alla Francesco Renzi. Mi ha tirato fuori una voce che non pensavo. E gli ha tirato fuori una voce che non pensava neanche lui, appunto. Quindi diciamo che dobbiamo tutto a Raffaele Marchetti. Grazie Raffaele. Grazie Raffaele. Anche per la produzione, è stato in studio 3 giorni, ha dormito lì, si è svegliato la mattina presto per fare il mixaggio, si è veramente fatto il culo ed è stato bravissimo. Io mi ricordo questo aneddoto, era sul divanetto della sala mixaggio, è entrato lui, mi sono addormentato, mi sono risvegliato, che è andato via. Quindi questo è il mio ricordo di Sollo, più o meno, in studio. Però loro l'hanno visto un po' lavorare, quindi si ricordano che cosa ha fatto più o meno. Cioè, insomma, è arrivato lì, ha un po' ascoltato un pezzo, ha messo a posto. Ha fatto i suoni in un pezzo. Esatto. E poi ha indirizzato Raffo dicendo fai suoni, questi suoni anche negli altri pezzi. Sì. Comunque è stata avere comunque la presenza di Sollo, cioè del bassista dei Gazebo Pengs, una band che una settimana prima ascolti e il giorno dopo te lo ritrovi davanti. Stessa cosa è venuto a trovarci anche
Stefano Villani dei Valerian Swing, che è una band che noi ascoltiamo da anni, dal 2008, quando avevamo 15 anni. Qui ci scendi le scale dopo che hai registrato e te lo ritrovi sul divanetto che sta ascoltando la tua musica. È un incentivo ad andare avanti incredibile. Quindi Sollossi ha indirizzato i suoni e quindi ha fatto un lavoro sia pratico, ma comunque averlo intorno ci ha veramente spronato a dare il meglio nelle registrazioni. E poi tra l'altro ti fa capire che certe persone che prima mettevi su un piedistallo sono solamente delle persone comuni che si fanno un culo così per farti suonare bene il disco e per farti un po' girare. Prima facevamo un genere in inglese ed era alternative rock. Poi avevo iniziato ad ascoltare un po' questa cosa che era più strumentale, qualcosa di diverso. Ero partito con questa band che si chiama Castle. E allora abbiamo provato a scrivere dei pezzi più strumentali, con sempre meno voce, ma sempre in inglese. E dopo abbiamo fatto un po' il salto in italiano. E boh, penso sia stata un'esigenza molteplice. Una, per un po' reinventarsi, che non fa mai male, per avere nuovi stimoli e per andare un po' avanti. Poi magari era la direzione giusta, anche perché penso che l'italiano ora come ora in Italia sia l'unica lingua che possa andare, perché poi ho scoperto, scrivendo in italiano anche con Marcello, ci siamo messi un mese d'estate a riscrivere tutti i pezzi in italiano, abbiamo scoperto che si possono dire veramente tante tante cose con la tua lingua madre che in inglese non riusciresti mai a dire. E poi il genere è venuto da sé, abbiamo iniziato ad ascoltare gruppi che facevano queste cose qua ed appassionarci. Per quanto riguarda il secondo album invece, pensavamo sempre di tornare verso quando più o meno? Ottobre. Ottobre, la buttiamo lì. Diciamo ottobre. Sempre all'Igloo Audio Factory, perché ci siamo trovati a casa e per una settimana, e sarà rispetto all'EP, non lo sappiamo, abbiamo un sacco di pezzi, tipo la metà, 5 pezzi su 10 più o meno. Sì. Quindi ce ne sono altri 5 da fare tempo. Esatto, sì. E sarà un po' più post rock, aggiungeremo, cioè questo era un EP molto comunque grezzo, bei suoni secondo me, però meno legna e più ambiente, un po' di tastiere, qualcosa del genere. E anche le voci saranno più complesse, perché abbiamo iniziato a cantare tutti e quattro, a fare degli arrangiamenti vocali di un certo tipo e insomma anche cantare non solo in yelling, quindi urlato, ma anche pulito, alternando le cose, insomma ci sbizzarriremo. Un lavoro più maturo, più completo, vario. Speriamo.